Purtroppo abbiamo sofferto il primo tempo, diciamo che non ho avuto il tempo di cambiare, perché loro hanno cambiato atteggiamento tattico, era diverso tempo che giocavano in una maniera, all'ultimo istante dopo hanno cambiato formazione, hanno cambiato sistema di gioco e non ci siamo capiti, insomma c'è stato qualche malintesa, abbiamo difeso troppo basso, abbiamo concesso un po' di spazio e poi man mano che passava il tempo i ragazzi si cominciavano diciamo a organizzare e sul finire abbiamo avuto le palle gol con Nasti per pareggiarla già nel primo tempo. Il secondo tempo lo spirito era quello che chiedevo, di essere aggressivi, andare ad aggredire un po' più alti per non farli impostare da dietro, che se no cominciamo ad abbassarci come abbiamo fatto la settimana scorsa, questo non era permesso, tra virgolette, quindi i ragazzi hanno fatto una prestazione che dal punto di vista psicologico sicuramente aiuterà a non pensare più a quello che è successo la passata stagione. Sì, l'uno e l'altro dobbiamo fare, perché noi nel secondo tempo addirittura andavamo con Ricci da un lato, Dorval dall'altro ad aggredire terzini alti per non farli ragionare. Chiaro, poi quando erano nella nostra metà campo ci chiudevamo bene per avere campo aperto, perché per le caratteristiche dei nostri attaccanti avere spazio è veramente importante, ecco, perché riescono a mettere in difficoltà gli avversari attaccando gli spazi, sanno saltare l'uomo sull'uno contro uno, e quindi è andata bene sia nella fase di quando difendevamo bassi sia quando andavamo ad aggredirli nella loro metà campo. Preparare una settimana una partita in un modo, poi arrivare che siamo in una fase di costruzione, già abbiamo cambiato qualcosa rispetto a prima, la settimana scorsa. Questa settimana abbiamo lavorato perché volevo mettere due attaccanti per avere più peso in area di rigore e poi all'ultimo momento, perché sapevamo come giocavano i nostri avversari, all'ultimo momento ci cambiano tutto e ripeto, abbiamo sbagliato qualcosa, non ci siamo fatti capire e i ragazzi hanno sofferto. Ecco, poi man mano diciamo abbiamo trovato l'assetto giusto e la squadra ha iniziato a giocare, soprattutto anche con personalità, giocando la palla dietro, facendo girare anche gli avversari, senza avere la frenesia di verticalizzare, ma se non c'era spazio da un lato si ricominciava, perché diciamo, il pensiero è sempre quello: se la palla ce l'abbiamo noi, gli altri non ci fanno male, quindi dobbiamo gestirla, dobbiamo dare meno opportunità nella nostra metà campo ai nostri avversari. Se ci concediamo subito e pensare a fare solo una fase o farla sempre bassa è un problema. Veramente ci siamo riorganizzati, abbiamo avuto modo di parlare con più calma perché eravamo nell'imboccatura del sottopassaggio quando ci hanno detto che hanno cambiato formazione, quindi non ho avuto il tempo di parlare con tutti. Poi nel secondo tempo abbiamo avuto tutto il tempo per cercare di organizzarci al meglio e sì, abbiamo messo un po', perché in prima abbiamo cambiato più sistemi di gioco, tra virgolette, più posizione più che altro. E poi abbiamo trovato quella giusta, diciamo, nell'intervallo. Sì, Billy era nervoso, eravamo tutti nervosi perché non stavamo giocando, per cui poi lui quando ha iniziato a giocare nella sua posizione, che è un mezzala, trequartista, insomma, ha dato il meglio perché si è sacrificato anche nella fase di non possesso. Sono d'accordo, perché si è visto il cambiamento che c'è stato nel secondo tempo, come ci siamo approcciati, come Dorval ha fatto tutta la fascia, ha fatto copertura e poi si faceva vedere sempre negli ultimi metri, ha fatto delle azioni importanti, una crescita importante, tant'è che poi nel secondo tempo ci siamo aggiustati bene. E il fatto è, ho rinunciato a due cambi perché non volevo toccare niente, magari, no? E quindi perché i ragazzi stavano facendo bene e ne avevano, diciamo, energie da buttare ancora in campo, e quindi ho preferito andare avanti fino alla fine, perché a volte entrando a freddo può entrare subito in partita, a volte ci mette un po' di tempo e rischi di faticare, ecco, soprattutto in mezzo al campo. Quindi sono soddisfatto perché c'è stato l'impegno, la voglia di andare a prendersi la vittoria. Ma è capitato, come dicevamo prima, però non ci sono state solo azioni di contropiede, perché già nel primo tempo, i primi minuti del secondo tempo giocavamo sempre nella loro metà campo, siamo arrivati più volte a costruire azioni pericolose, potevamo subito fare il 2-1 quando è entrato a destra, mi sembra, Dorval
Cucuzzupias, non mi ricordo chi, però siamo stati pericolosi non solo in ripartenza. Moracchioli perché si ha un passo diverso, ci serviva, come ha detto prima, qualcuno che accelerasse e magari metterli in difficoltà, sia con la corsa per andare a pressare nella fase di non possesso, sia per ribaltare il fronte offensivo che ha un passo diverso rispetto a Mattia. Possiamo giocare in diversi modi, ecco. L'importante è che, quello che è importante è la mentalità, ecco. Se noi, qualsiasi numeri, i numeri contano sempre in maniera relativa, se poi ti difendi dentro l'aria, fai fatica, invece, ripeto, a me interessa vincere le partite, non mi interessa né con chi, i nomi dei giocatori, né con quale sistema di gioco, mi interessa vincere le partite e le vittorie arrivano quasi sempre attraverso il gioco. Ecco, sicuramente la partita della settimana scorsa siamo stati, diciamo così, abbiamo giocato a intermittenza e non meritavamo di vincere. Oggi è stato diverso, secondo me il secondo tempo abbiamo meritato. Bari, diciamo, deve pensare a migliorarsi, ecco, di settimana in settimana aggiungere qualcosa. Oggi abbiamo aggiunto personalità, perché rispetto alla partita con Modena, che io, se vi ricordate, ho detto che nel secondo tempo, dopo il gol che avevamo fatto, ho visto una squadra sciogliersi, nel senso ha giocato molto bene. E gli ultimi 10 minuti dopo aver preso il gol del pareggio abbiamo giocato più nella metà campo avversario, quindi è una squadra che ha bisogno di essere serena. E oggi invece c'è stato il contrario, c'è stata un'ottima reazione nel secondo tempo, perché si vede che i ragazzi volevano portare a termine la partita, finalmente di vincere una partita dopo otto turni, insomma, e questo sicuramente creerà più entusiasmo e più voglia nel lavoro quotidiano.